Passa in vantaggio la Hakuna Matata a pala extra con l'attaccante che spizzica il pallone come Caniggia, Italia 90 e sigla l'1-0. Pareggia poi Forbiti per Sgroia on time con un tiro dalla sinistra che beffa Ripamonti. Il primo tempo conclude sul risultato di 1-1. Sgroi passa in vantaggio nel secondo tempo con Iovine che tira angolato da fuori. Pareggia per Hakuna Matata a pala extra Abdallah sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sgroi torna in vantaggio ancora con Iovine che semina il panico nell'area avversaria e conclude di destro. Chiude i conti Broggini che appoggia in rete da distanza ravvicinata per il 4-2 finale.